Allora Pippo, come andiamo? Bene, stai già lavorando? Bravo, bravo, bravo. Volevo dirti questo, sono qui a campus, oggi facciamo una giornata di lavoro e domani mattina inizio alle 8:30 col primo gruppo fino all'una. Avanti. Vi spiego un attimino quello che facciamo oggi, la fase di riscaldamento, il lavoro in piano e poi la parte sul salto. Nella fase di riscaldamento guarderò il vostro assetto, i cavalli come si muovono. Il vostro obiettivo nella fase di riscaldamento è far riscaldare i muscoli del proprio cavallo, quindi cercare un po' la distensione, lo stretching, non chiediamo il lavoro sulle tre andature in una maniera molto semplice. Bene l'assetto, bene il peso sulle staffe, vi vedo tutte e quattro con un buon assetto. Cerchiamo di pensare adesso un attimo alla nostra posizione, quindi al peso sulle staffe e alle mie spalle aperte. Il mio modo di trottare trotta verso all'alto, io devo vedere una linea immaginaria spalle, bacino, tallone. Spesso le vostre spalle sono un pochino più avanti, cerchiamo di aprirle e iniziamo a trottare un po' di più verso l'alto, non verso le orecchie del nostro cavallo. Anche il discorso delle mani, pollici verso l'alto, le mani leggermente sopra il garrese, non 10 centimetri, ce le hai leggermente troppo alte Rebecca, leggermente più basse, e quando faccio degli interventi non sposto il pollice verso l'esterno. Ok, Alessia va bene, un pochino più di peso sul tallone, ok, Anna va bene. Rebecca è emozionatissima all'inizio, molto rigida, sentiva un po' la pressione, si è andata nel corso della lezione a sciogliersi. Un'altra cosa che sto osservando all'inizio è come portate la vostra mano interna. Tutti voi cosa fate? Per girare nella mano interna in cui siete, la mano interna la portate quasi al di là del collo. Non si fa questo. Cerca di tenere la tua mano interna nella parte interna. Mai portare la mano interna al di là del collo per poter pensare di girare. Girano con la mia gamba Non perdere le interna e la puntate e redine tutti i esterna. contenuti extra Quindi di in Campus questo momento lui Masterclass cade un po' sulla sul spalla web e interna, sui ma tu social. cosa ti viene da fare? Aggrapparti sulla redine interna, quasi mettere l'equilibrio sulla staffa esterna e sorreggerlo solo con la mano, ma questo lo farai per quella frazione di secondo, ma poi il cavallo non impara a stare sulle sue quattro gambe per girare. Quindi cominciamo a tenere un pochino più la redine esterna e alleggerire un po' la mano interna e soprattutto portare la mano interna leggermente all'interno come redine d'apertura, come redine d'apertura, così, gamba interna verso il tuo, non è il contrario, guarda me, prova a fare questo lavoro con la mano destra, anche se lui senti che cade all'interno. Prova a tenere più gamba interna indietro, tenere quel contatto che hai sulla redine interna, cerca di tenerlo sulla redine esterna. Ok, Maria, tutto molto va bene, la posizione è buona.
le mani vanno bene, pollici verso l'alto, il peso sulle staffe, le spalle ci sono e sono corrette, bene aperte, eh? Quando il cavallo è molto regolare, quindi aiutati solo di avere adesso un leggero appoggio e la gamba rimane attiva. Maria, meglio, un po' più tranquilla adesso, eh? Non perdere le puntate e tutti i contenuti extra di Campus Masterclass sul web e sui social.